I remake Pokémon sono un rito costante per il franchise al quale esso si sottopone per aggiornare esperienze passate alla generazione corrente, sposandole quindi con meccaniche e approcci grafici pescati direttamente dalle iterazioni più recenti. Successe con Rosso Fuoco e Verde Foglia, che divennero così più vicini a Rubino e Zaffiro per Game Boy Advance. Seguirono poi Heart Gold e Soul Silver, rimodernizzati nel modo in cui apparivano anche Diamante Perla per Nintendo DS. E infine giunsero Rubino Omega e Zaffiro Alpha, reinterpretati come una sorta di evoluzione di quanto visto con Pokémon X e Y su Nintendo 3DS. Per Diamante Lucente e Perla Splendente, però, il modus operandi adottato è differente. Questi titoli non ambiscono a riproporre Sinnoh come regione sviluppata durante la generazione di Pokémon Spada e Scudo, bensì mantengono un forte collegamento con le opere originali e spingono l'acceleratore sul fascino del ritorno al passato e sul fattore nostalgia. Il prodotto realizzato da ILCA dunque si distanzia notevolmente dai vecchi remake del franchise. Sceglie di preservare quasi in maniera integrale tutto ciò che ha reso grande le esperienze dei mostriciattoli tascabili su Nintendo DS e nel farlo però rischia di confezionare un prodotto che in parte potrebbe risultare anacronistico. Lasciate che vi parli delle mie 40 ore in quel della nuova Sinnoh. Più volte in comunicati stampa e trailer dei Pokémon Company ha puntualizzato quanto Diamante Lucente e Perla Splendente vogliano essere dei remake fedeli dei Diamante e Perla originali. La cosa si è tradotta non solo in una coincidenza millimetrica con la narrazione e l'ambientazione teatro degli eventi, ma anche e soprattutto con un medesimo approccio estetico. Si ritorna a catturare Pokémon in visuale top-down, dopo averla abbandonata nel 2014, e ci si lascia alle spalle le proporzioni architettoniche semi-realistiche di Pokémon Spada e Scudo in favore di un mondo in miniatura. Ciò comporta ovviamente che ogni luogo della regione sia rimasto intatto, e questa in realtà è una delle cose più belle di questi due remake. Rigiocandoli mi sono da subito reso conto di quanto Diamante e Perla già ai tempi presentarono forse il level design più brillante degli interi 25 anni di franchise. Che la si visiti per la prima volta o la si riscopra dopo tanto tempo è impossibile non rimanere folgorati dalla tortuosa geografia di Sinnoh. Le sue mappe, anziché venire consumate in una singola esplorazione, devono essere visitate molteplici volte per schiudere davvero tutti i loro contenuti, richiedendo al giocatore un costante e intelligente backtracking allo sblocco di nuovi mezzi esplorativi. Un vizio che purtroppo Game Freak ha perso negli anni, presentando location sempre più usa e getta e dall'andamento linearissimo. Ritornare sui propri passi peraltro non servirà solamente a sbloccare una piccola strada secondaria per accedere a uno strumento segreto, ad una lotta. Acquisendo l'abilità di tagliare gli alberi, di spostare i massi o di navigare in acqua, vecchi percorsi possono rivelarsi collegati a intere nuove aree esplorabili, a edifici misteriosi ricolmi di Pokémon rari o ancora a dungeon asfissianti che condurranno il giocatore al cospetto di una creatura leggendaria e segreta. Visitare Sinnoh è un piacere, dalla prima all'ultima ora di gioco, perché l'atto esplorativo non è semplicemente composto dalla ricerca della via d'uscita, ma costantemente arricchito dalla necessità di guardarsi intorno per trovare nuovi sbocchi o pendii irraggiungibili, e appuntarseli mentalmente perché sarà necessario tornare da loro non appena si saranno tenuti i mezzi giusti per esplorarli. Proseguendo nell'avventura, dunque, non è solamente il team di Pokémon dell'allenatore protagonista a migliorare, ma anche la sua libertà di movimento che comporta una progressiva e costante espansione del mondo. Una netta antitesi rispetto al presente di Pokémon, che dimostra che l'attaccamento al passato di ILCA non è solo amore archeologico, ma volontà di restaurare gioielli perduti e ricordarne l'esistenza tanto alle nuove leve quanto soprattutto ai giocatori di vecchia data. In Pokémon Spada e Scudo, benché alcune mappe come il Bosco Brillabirinto
singolarmente ricordino certi dungeon di Sinnoh, l'intera progressione della mappa di Galar è monodirezionale e richiede al giocatore semplicemente di andare dal punto A, l'inizio dell'avventura, al punto B, affrontando tutte le difficoltà che si frappongono nel mezzo in maniera conseguenziale e lineare. In Diamante Lucente e Perla Splendente, invece, la geografia è decisamente più realistica e disorientante. Dopo decine di ore di gioco, il giocatore potrà realizzare che un dungeon con un Pokémon leggendario al suo interno si è sempre trovato a due passi dal primo percorso visitato, risultato inaccessibile o invisibile in precedenza solo per mancanza di strumenti ed esperienza. Setacciare Sinnoh dunque richiede costante attenzione, e questo vale sia per gli ambienti naturali che quelli più antropizzati. Le grotte o gli anfratti di quarta generazione sono sempre ricolmi di puzzle ambientali e in particolar modo di sassi da spostare con la MN Forza, oppure ancora disorientano attraverso illusioni ottiche e giochi di prospettiva, mentre le palestre Pokémon e covi degli antagonisti presentano enigmi tradizionali della serie come pedane rotanti, teletrasporti e pavimenti scivolosi, che regaleranno al giocatore delle sane ore di divertimento esplorativo un po' sbiadito nelle ultime iterazioni di Pokémon. In un'esplorazione che rimane tendenzialmente intatta rispetto al 2006 perché preserva tutto ciò che l'ha resa apprezzabile, troviamo il primo elemento inedito di LCA: le macchine nascoste, ovvero le mosse Pokémon necessarie per interagire con alcuni ostacoli dell'Overworld, non sono più attacchi da dover fare apprendere alle proprie creature, ma sono direttamente integrate all'interno del Pokécron, il device di quarta generazione che utilizzava al massimo il touchscreen di Nintendo DS. La novità, in linea con la messa a disposizione di un box itinerante per tutto il corso dell'avventura, si inserisce in una generale corretta volontà di non privare Diamante Lucente e Perla Splendente delle conquiste tecniche delle ultime iterazioni. Nello specifico, la rimozione delle MN come mosse è stata adottata per rimuovere dall'equazione del progresso di gioco la necessità di far apprendere ai propri Pokémon delle mosse talvolta inefficaci dal punto di vista offensivo, che aggiungevano la sola difficoltà di dover progredire nei percorsi di Sinnoh con un peso morto in squadra. Nel 2006, infatti, sono stati molti gli allenatori che hanno deciso di integrare nella loro squadra un Bidoof o un Bibarel, per la loro capacità di apprendere la maggior parte delle MN disponibili, e anche se la loro valenza in battaglia era piuttosto limitata. E sì, ok, con il meme che in realtà Bibarel è un Pokémon valido, però guardiamoci in faccia, fa cacare. Poi se no, cioè, se volete smentirmi, andate al mondiale con Bibarel, poi vediamo. Oggi questa esigenza viene cancellata e gli LCA, per mantenere comunque un affettuoso cordone ombelicale con il passato, ha deciso di contestualizzare queste MN digitali come richieste di soccorso indirizzate proprio a dei Bidoof e Bibarel selvatici che accorreranno in nostro aiuto. Lo snellimento dell'interazione con l'Overworld da una parte dunque convince, perché permette di godersi appieno l'aumento delle proprie opzioni esplorative senza che a questo corrisponda anche un depauperamento delle proprie attività offensive. Dall'altra parte, però, il mantenimento del level design originale è anche capace di sottolineare l'anacronismo di certe scelte stilistiche e di rendere oggi inutile o inefficace il posizionamento di alcuni ostacoli ambientali che hanno senso solamente nello scheletro originario del 2006. Un paio di esempi saranno chiarificatori di ciò che intendo. Al di là del nascondere nuovi percorsi o dungeon, elemento ancora apprezzabile nel 2021, alberi e sassi da spaccare spesso nascondevano anche delle scorciatoie, delle strade più agevoli che permettevano al giocatore di affrontare un percorso calpestando qualche zolletta d'erba alta in meno, oppure ancora di ottenere una bacca aggiuntiva per curare i propri Pokémon. Ai tempi questa cosa aveva senso perché era il premio, la ricompensa per coloro che decidevano di portarsi sempre in squadra il famoso peso morto di cui sopra, che era sì meno utile in battaglia, ma risultava essere un fondamentale perno esplorativo. In Diamante Lucente e Perla Splendente, però, con le MN sempre a portata di click che non richiedono alcun sacrificio, l'esistenza di questi bivi perde di senso perché il giocatore sarà sempre spinto a scegliere le strade più brevi e con drop aggiuntivi, finendo persino a interrogarsi del perché dell'esistenza di una strada
più lunga, più scomoda e senza oggetti. L'incapacità di aggiornare l'esperienza dell'MN alla vita odierna di Pokémon raggiunge il suo culmine con l'uso di Scacciabruma, strumento erede di Flash che serve per diradare le fitte nebbie che attanagliano l'Overworld. Nel 2006, tale elemento di game design voleva obbligare il giocatore intenzionato a proseguire a insegnare questa mossa a un proprio Pokémon, attraverso il solito meccanismo vetusto dell'aumento di difficoltà mediante la menomazione delle opzioni offensive. Oggi però, dato che per usare Scacciabruma basta la pressione di un tasto e non richiede alcun sacrificio, l'intera presenza di queste nebbie ha il sapore di un refuso del passato che è stato completamente privato di qualsivoglia valore ludico e che verrà vissuto come elemento superfluo soprattutto da chi vivrà questi titoli per la prima volta. Sarebbe bastato un minigioco legato a queste MN, un QTE, qualsiasi cosa giustificasse un'azione attiva e non passiva del giocatore impegnato a diradare queste nebbie. E invece si è scelto di non fare niente, finendo per sottolineare solamente l'anzianità di alcuni elementi dell'opera originale. Titolo pipi. Stai prendendo in giro i miei titoli? Stai forse prendendo in giro i miei titoli? Non lo farei mai. Però mi fa ridere e pensare. Hai fatto tu quel jingle? Che cazzo vuoi? L'hai composto tu? Come tutti gli altri remake del mondo Pokémon, anche la campagna principale di Diamante Lucente e Perla Splendente ripresenta gli stessi nemici e Pokémon originali delle opere per Nintendo DS, il che ovviamente porta con sé alcune sproporzioni relative alla fauna di Sinnoh. La quarta generazione ha un Pokédex a dir poco sui generis, e qua non siamo su Every Eye, quindi possiamo pure dirlo, fatto a cazzo, con una sola linea di tipo fuoco disponibile, quella di Rapidash se non contiamo Chimchar, lo starter, e Magmortar che però non fa parte del Pokédex di Sinnoh. Per correggere questo difetto, ILCA inserisce una meccanica nuova di zecca che a mio avviso è anche uno dei punti più alti di questi nuovi titoli. Si tratta dei grandi sotterranei, un rifacimento della vecchia meccanica dei sotterranei che porta con sé grande assuefazione e tanti mostriciattoli tascabili da catturare. Sbloccata relativamente presto, poco dopo l'ottenimento della prima medaglia, la funzione permette di utilizzare l'Esploro Kit per visitare una versione sotterranea della mappa di Sinnoh, che trasforma l'esperienza esplorativa in anguste sessioni di dungeon crawling. Durante le nostre visite nei grandi sotterranei sarà possibile compiere essenzialmente tre azioni, tutte complementari fra loro. La prima è setacciare antri e caverne segnati come punti interrogativi in mappa, dentro i quali saranno presenti tanti esemplari di Pokémon selvatici indisponibili in superficie. La seconda è picconare le pareti in un minigioco che richiede al giocatore di usare meno mosse possibili per ritrovare oggetti rari, valuta di scambio per MT e pietre evolutive, o statue da inserire nella propria base segreta che influenzano la comparsa dei Pokémon negli antri. La terza e ultima, poi, è andare alla ricerca di 40 pezzi di sfavillite, nascosti sempre agli angoli e incroci della mappa. Si tratta di una pietra preziosa scavata dai Diglett che permette di riempire una barra che troviamo alla sinistra dello schermo, in grado di aumentare la probabilità di drop rate di oggetti rari ritrovati attraverso il minigioco degli scavi e che influenzerà l'intero party presente nei sotterranei se si è all'interno di una sessione multiplayer. Delle 30 ore circa impiegate per completare la campagna principale di Diamante Lucente e Perla Splendente, ne ho trascorse almeno 7-8 nei grandi sotterranei. Scoprire la natura di nuove caverne e antri è sempre stimolante, trovare quali Pokémon o strumenti si nascondano al loro interno altrettanto, e l'esperienza esplorativa è appagante anche dal punto di vista estetico, non solo per i tanti sfondi di battaglia realizzati e presenti, ma anche e soprattutto per un'intelligente coincidenza geografica tra superficie e sotterranei. Visitare i sotterranei partendo da una location antropizzata che è vicina a un vulcano probabilmente significherà che le caverne sottostanti saranno laviche e quindi pulluleranno di Pokémon terra, fuoco e roccia. In questo modo il giocatore potrà pianificare con anticipo le proprie escursioni, potendo prevedere almeno in linea generale quali creature si troveranno ai piedi della zona visitata in superficie. Ho genuinamente apprezzato i grandi sotterranei
anni e l'ho fatto addirittura in single player, unica modalità disponibile pre day one. È dunque verosimile che l'esperienza risulterà ancora più stimolante in multiplayer, modalità in cui i buff per le sfavilliti si faranno più frequenti e meno dettati da ritmi di grinding. Ciò che vedete a schermo è proprio uno dei momenti pazzi nei quali mi sono messo a grindare 40 sfavilliti entrando e uscendo dalle porte dei sotterranei per trovare cose. Spero che in questo caso questo frangente sia un ricordo lontano quando giocheremo insieme. Con un gioco principale però così simile alla struttura del 2006 è impossibile non percepire i grandi sotterranei come un corpo estraneo, che non si integra mai con il resto della struttura trainante. La somma delle due cose, anziché dare come risultante una reinterpretazione in chiave moderna di Diamante e Perla, è vissuta come il matrimonio forzoso di due elementi che non riescono a stare bene insieme e che provengono da due momenti temporali dell'industria del videogioco davvero distanti. Alternarmi tra grandi sotterranei e overworld classico e principale è stato come accendere e spegnere continuamente una macchina del tempo, e non nell'accezione positiva della cosa. Come avrete intuito, Diamante Lucente e Perla Splendente sono opere che spesso e volentieri cercano di unire il passato e il presente di Pokémon. La fedeltà con la quale questi due estremi vengono riportati, però, rende a volte difficile questo connubio. I livelli dei Pokémon presenti all'interno dei grandi sotterranei, in primis, vengono aggiornati a mano che vengono collezionate le medaglie dei capi palestra e coincidono quasi sempre con il livello del Pokémon più forte del capo palestra successivo. Andare nei grandi sotterranei, dunque, equivale alla possibilità di catturare dei Pokémon che sono diversi livelli superiori a quelli del proprio team, ottenendo così devastanti strumenti offensivi che scardinano l'originale ritmo di progressione del gioco e che permettono l'accumulo di punti esperienza precedentemente assenti nell'opera originale. Dato che i livelli dei nemici non sono stati rivisitati da ILCA e, salvo rare eccezioni, sono gli stessi di Diamante e Perla del 2006, si viene ben presto a creare il paradosso nel quale il giocatore cresce di livello all'interno di una meccanica secondaria totalmente ignorata dalla struttura principale che è nata senza di lei. Il rischio di overleveling del team e di riduzione drastica della difficoltà dei giochi è sempre dietro l'angolo e difficilmente risolvibile se si vuole godere appieno di una meccanica che distingue ampiamente questi titoli dagli originali. Un altro elemento che sottolinea la disomogeneità tra grandi sotterranei e overworld principale è il modo in cui appaiono i Pokémon a schermo. Come già pubblicizzato in svariati trailer, i Pokémon selvatici sottoterra sono visibili a occhio nudo e camminano per l'overworld. E la scelta è davvero apprezzabile perché in questo modo il giocatore ha piena libertà di incontrare le creature che davvero gli interessano, non perdendo però il brivido degli incontri indesiderati, dato che i Pokémon sono dotati di un sensibile sistema di aggro. Si tratta di una riproposizione del sistema ora divenuto standard per la ricerca dei Pokémon selvatici, introdotto nel 2018 proprio da un'altra coppia di remake, Let's Go Pikachu ed Eevee. In superficie però, dove si consuma la maggior parte del giocato, i Pokémon selvatici vengono privati di questa conquista, con un ritorno ai ritmi seppelliti negli Ultra Sole e Ultra Luna di Nintendo 3DS. Incontri casuali, cuciti sulle zollette di erba alta e sulle superfici rocciose e acquatiche, nell'impossibilità più totale di pianificare le proprie catture e con la costante necessità di utilizzare repellenti per evitare interruzioni esplorative nei dungeon più angusti e disorientanti. Personalmente sono arrivato a rimandare sempre di più le mie risalite in superficie, coccolato dalla boccata d'aria fresca, o forse sarebbe più corretto dire d'attualità, che mi continuavano a riservare i grandi sotterranei. Tornare in superficie non è un viaggio nello spazio, ma nel tempo. E l'estrema fedeltà alle opere originali, in questo caso, non fa che sottolineare quanto passato e presente di Pokémon insieme possano risultare stridenti, con le nuove meccaniche che non enfatizzano, ma sottolineano l'obsolescenza dei percorsi principali. Al netto di alcune disparità fra vecchio e nuovo, esplorare Sinnoh è divertente come prima, o forse anche più di prima.
Mentre il giocatore si perde nei labirintici percorsi, di Sinnoh ha la possibilità di incontrare molti più Pokémon rispetto al passato, e può farlo in un ambiente che, almeno dal punto di vista meramente grafico, rappresenta forse l'iterazione più convincente di Pokémon su Nintendo Switch, e che batte nettamente quanto visto qualche anno fa su Spada e Scudo. L'acqua del mondo Pokémon non è mai stata così dettagliata, e presenta ora un movimento naturale e persino una differenziazione in termini di texture fra fiumi, mari e stagni. I continui riflessi offerti dai pavimenti di città e strutture aggiungono colore all'atmosfera e riprendono chiaramente le superfici riflettenti dei gioielli che donano i titoli a opere originali e remake, mentre l'effetto bokeh, quando non utilizzato con violenza, aggiunge un livello di profondità ai percorsi sviluppati in altezza che francamente vorrei vedere riproposto anche nei titoli successivi. In ultimo, piccoli dettagli come il movimento della neve, che si schiaccia al passaggio del giocatore per poi rialzarsi in tutta la sua morbidezza, aggiungono una vena di realismo all'ambito esplorativo della quale non sapevo di aver bisogno, ma di cui non vorrei mai più fare a meno. Senza mezzi termini, confermo la sensazione percepita con i soli trailer nei mesi scorsi. È altamente probabile che a livello grafico Diamante Lucente e Perla Splendente risultino persino più apprezzabili di Leggende Pokémon Arceus, che invece, salvo cambi dell'ultimo minuto, sembra presentare un ambiente molto meno curato. Ci sono sicuramente delle sbavature che in 40 ore di gameplay non ho mancato di percepire, come compenetrazioni occasionali tra modelli di overworld e ambiente, animazioni delle MN che coinvolgono Bibar e le Staraptor un po' ingessate, e Pokémon al seguito che inseguono il giocatore a velocità altalenanti e aprono il fianco a episodi di body blocking. Ma si tratta di piccolezze che, pur riducendo il grado di pulizia finale dell'opera, non intaccano la sua gradevolezza grafica. Il cuore di Pokémon, però, da sempre si è diviso tra esplorazione e lotta, ed è nella gestione dei combattimenti della campagna principale che, a mio avviso, si annida una delle più profonde incertezze dei titoli. Come già menzionato parlando dei grandi sotterranei, Diamante Lucente e Perla Splendente mantengono gli stessi livelli degli avversari di Diamante e Perla. Se questo di per sé non sarebbe un problema, perché essi si muovono nella stessa direzione dei precedenti remake, lo diventa quando prendiamo in analisi la somma delle armi messe a disposizione del giocatore. Condividi esperienza ora reso obbligatorio, e che si stuplica l'esperienza distribuita alla fine delle battaglie. Il nuovo sistema dell'amicizia Pokémon presente fin da Let's Go, e che tra le varie cose aumenta del 20% l'acquisizione di punti esperienza. E una corposa quantità di punti esperienza presente nei grandi sotterranei, e come detto prima ignorata dall'avventura principale, concorrono a generare uno strano ritmo di progresso nel quale paradossalmente il gioco più va avanti più diventa semplice, perché i nostri Pokémon divengono di livello sempre più alto di quelli dei nostri avversari. Metto le mani avanti, non si tratta di lamentare l'assenza di una difficoltà molto elevata o addirittura di un gioco hardcore, perché Pokémon è un titolo dalla platea poliedrica e non ci aspettiamo che un pubblico così vasto possa ricevere un gioco troppo arduo. Il punto è che il titolo può essere giocato in maniera estremamente distratta, ignorando completamente le relazioni fra i tipi dei Pokémon, e con una serenità e spensieratezza secondo me persino maggiore a quella di Spada e Scudo, al punto da scongiurare, almeno nella campagna principale, la possibilità di un game over, a meno che non ci si impegni particolarmente con le scelte sbagliate. Nell'ennesimo dualismo difficile da raccontare di questi remake, la cosa assurda è che ILC ha fatto un lavoro certosino con il rimaneggiamento dei set della maggior parte dei Pokémon dei boss del gioco, con combo di mosse uniche e persino assenti nella Deluxe Version Pokémon Platino del 2008, supportate da intelligenze artificiali tutt'altro che banali. Alcune soluzioni, almeno in teoria, avvicinano infatti l'esperienza PvE a quella PvP contro i giocatori in carne ed ossa. Pokémon resistenti che utilizzano mosse di stato per diminuire il potenziale offensivo del giocatore e così aumentare la loro resilienza. Avversari che fanno mosse di setup anziché colpire super efficacemente per sfruttare il momentum proprio come farebbe un giocatore di VGC. Creature che presentano attacchi inusuali o coverage per i più addetti ai lavori, e persino team interamente basati su strategie competitive come la Distrutto Zona.
Tutto il resto del gioco, però, sembra remare contro questo lavoro fatto dagli LCA sui set, e mi ha dato quasi l'impressione che a volte il gioco avesse paura di mettermi in difficoltà. Mi sono trovato diverse volte a essere colto in fallo da una strategia del mio avversario, nonostante magari superassi il suo Pokémon con 5 o 10 livelli di differenza. E quando questo avveniva, però, è subito entrato in gioco il fattore dell'amicizia, che ha permesso alle mie creature di resistere miracolosamente a un attacco avversario o a eluderlo direttamente, regalandomi una vittoria forse non così meritata. Si tratta di un'opinione estremamente personale, ma avverto che Diamante Lucente e Perla Splendente presentino una bizzarra inversione dei ruoli tipici del media. Mentre normalmente sono i boss dei videogiochi a barare, ad avere statistiche inusuali, mosse inottenibili, o a ignorare parte delle regole che compongono e costituiscono un combat system, in questi titoli è l'inverso, è il giocatore a costituire una montagna invalicabile per i suoi avversari digitali, e a rubargli la vittoria da sotto il naso anche quando quest'ultimi si impegnano con strategie effettivamente originali, ingegnose e inaspettate. In Let's Go Pikachu ed Eevee si era già presentato questo problema, che era però parzialmente arginabile mediante il non utilizzo delle caramelle speciali sui propri Pokémon. Questa non azione non costava letteralmente nulla e di fatto non privava il giocatore di alcun elemento ludico. Qui invece, per scongiurare una rapida crescita dei propri Pokémon e conseguente aumento del valore d'amicizia, bisognerebbe tagliare corto con la meccanica dei grandi sotterranei, ma il prezzo da pagare sarebbe un po' troppo alto. La funzione presenta a mio avviso la parte più divertente del titolo, e il fatto che i livelli e la fauna dei grandi sotterranei si aggiornino all'ottenimento di più medaglie sottolinea che gli sviluppatori stessi hanno pensato per il giocatore molteplici visite ai grandi sotterranei in vista della sfida contro il campione. Ci sarebbe poi la possibilità di dare ai propri Pokémon continui rimedi amari per farsi odiare, ma in questo caso ci troviamo davanti a un'attività non solo in grado di spezzare completamente il gioco di ruolo, che ricordiamolo è il genere a cui appartiene Pokémon, ma richiede anche una spendita di soldi ottenuti in game per rendere il gioco più difficile, cioè una spendita di soldi che fanno parte del game design per ottenere un risultato che in realtà sfonda la quarta parete. Un rimedio che non possiamo prendere in considerazione per parlare e valutare il bilanciamento delle meccaniche introdotte dagli LCA. Ancora una volta, quindi, i miei favori vanno al sottosuolo di Sinnoh. Anziché le battaglie contro i capipalestra, che spesso ho sciolto come burro, le parti ostiche di Diamante Lucente e Perla Splendente risiedono nelle brevi ma intense lotte contro i Pokémon selvatici dei sotterranei, solitamente più forti del nostro team e che cercano continuamente di uscire dalle Pokéball che gli lanciamo contro, spesso inefficaci perché loro sono ad un livello più avanzato. Dato che in Diamante e Perla originali il livello dei membri della Lega era stato concepito per sovercare quello del team del giocatore, in questi remake la difficoltà rimane mediamente bassa fino all'ingresso alla Lega, per poi risalire vertiginosamente durante le sfide contro i 4 migliori allenatori di Sinnoh e poi con un climax ovviamente raggiunto durante la lotta contro la campionessa Camilla, unico vero scoglio prima dei titoli di coda. Nonostante l'aggiunta dei grandi sotterranei, dunque, le ore di gioco necessarie per completare la campagna principale si sono ridotte da 40 a circa 30, benché questa cosa non sia necessariamente negativa. Nelle vecchie avventure del Nintendo DS, quasi un quarto del tempo veniva utilizzato per grindare, per far livellare i propri Pokémon e così diminuire il gap tra la propria squadra e proprio i membri della Lega dei quali abbiamo appena discusso. Un merito su tutti, di Diamante Lucente e Perla Splendente, è serenamente quello di essere titoli estremamente longevi. Nella campagna principale troviamo una moltitudine di attività secondarie sparse per tutta Sinnoh, ereditate in maniera più o meno fedele dagli originali e in grado di donare al giocatore ore e ore di svago che lo distoglieranno dall'avventura principale. Abbiamo le super gare show, ora dei giochi ritmici con vari livelli di difficoltà, il minigioco della cucina dei Poffin, che è evidente che io non sappia fare.
E sezioni esplorative opzionali come l'antico Chateau, le rovine di Flemminia o la Grande Palude che ricordano quanto il ritmo del giocato di quarta generazione fosse uno dei più efficaci del franchise, proponendo un continuo tennis tra attività necessarie per salvare il mondo e attrazioni locali che distolgono l'allenatore dall'impellente bisogno di diventare campione. Ancorare così tanto i remake al passato mi ha ricordato quanto Pokémon abbia perso nel tempo la bellezza del superfluo. In Spada e Scudo si è bombardati da attività obbligatorie che vengono messe in fila l'una dopo l'altra, togliendo di fatto il volante dalle mani del giocatore, che non è più in grado di guidare la sua personalissima avventura. Qui invece l'avanzamento nel gioco avviene a una velocità scelta dal giocatore, che è libero di decidere quante ore di gioco investire sull'edificio segreto appena scoperto, ben conscio del fatto che non sia assolutamente necessario viverlo appieno per evitare che Dialga e Palkia creino un nuovo universo. Un elemento prezioso, tipico di ogni grande gioco di ruolo e sempre più raro, e qui non parlo solo del franchise Pokémon, ma del mondo dei role-playing games in generale. Una volta completata la storia principale, poi una valanga di attività piove addosso al giocatore, lasciandolo piacevolmente disorientato. Al di là dei tanti leggendari da poter catturare, della torre lotta o della questline del Monte Ostile, che già ai tempi caratterizzavano Diamante e Perla come i giochi Pokémon più longevi di sempre, abbiamo un paio di introduzioni inedite apprezzabili e che in questo caso ben si sposano con la struttura del passato. In primis troviamo una reinterpretazione di tutti quanti i rematch contro i capopalestra di Sinnoh, che in linea con la campagna principale hanno dei set aggressivi, le IV giuste e ottime distribuzioni di EV e strumenti, dando vita ad alcuni tra gli scontri più ostici dell'intera serie. Si tratta di lotte che vedranno finalmente il giocatore in inferiorità di livello, nonostante l'esperienza acquisita in precedenza, e che saranno sorprendentemente affrontabili fin da subito proprio grazie al sistema dell'amicizia. La distanza di livelli e statistiche sarà compensata con la possibilità di sopportare un attacco mortale di un nemico o di impartirgli un brutto colpo in più, in un peculiare equilibrio che, per quanto bizzarro, funziona e finalmente richiede al giocatore di fare uso di strumenti per curare e revitalizzare i propri Pokémon. In secondis poi abbiamo il parco Rosa Rugosa. Lo dico io se vuoi. Sì, per favore. È una perifrasi per dire anus. Sì. Sì. Cosa ci nascondete, amici da casa? Ovvero, tornando seri, l'ex Parco Amici. Un tempo preposto alla cattura di Pokémon precedenti alla quarta generazione, con l'arrivo dei grandi sotterranei la sua funzione è stata stravolta e si è ora trasformato in un hub per il raggiungimento di Pokémon leggendari indisponibili all'interno della campagna principale. L'unione di sotterranei e parco dunque permetterà effettivamente di acchiapparli tutti, quantomeno i quasi 500 Pokémon codificati all'interno dei remake. Altro elemento a favore per chi ama il lato collezionistico di Pokémon e sarà in grado di catturare molte creature non inerenti alla campagna principale di Diamante Lucente e Perla Splendente senza aspettare la compatibilità con Pokémon Home o DLC di sorta. Nonostante la lamentata assenza del parco lotta a fiore all'occhiello della riedizione dell'Axe Platino del 2008, mi sento assolutamente soddisfatto dai contenuti post-game dei remake. Si tratta di un chiaro esempio di restaurazione di due gemme, non diciamo perle, della Golden Era di Pokémon, dalla quale spero che Game Freak colga a piene mani per ricordarsi cosa ha reso Pokémon tale. L'unica nota dolente in questo caso è da attribuire al metodo d'ottenimento dei Pokémon leggendari nel Parco Rosa Rugosa. Gli strumenti necessari per evocare questi Pokémon leggendari sono particolarmente difficili e ostici da ottenere e richiedono di grindare in maniera corposa, almeno in single player, il minigioco degli scavi dei grandi sotterranei. Sono sicuro che in multiplayer tutto diverrà più snello e rapido, ma è comunque un peccato che la serie nelle sue ultime iterazioni continui a menomare l'esperienza del religioso single player per spingere il giocatore a comunicare con gli altri. Durante l'attesa di Diamante Lucente e Perla Splendente, i fan del mondo Pokémon hanno discusso a lungo riguardo le scelte artistiche imbracciate dagli LCA. Partendo da ciò che funziona in maniera sublime, trattiamo della colonna sonora.
Le musiche tipicamente jazz di Sinno sono state riarrangiate con una cura che oserei definire maniacale, che non ripiega mai sul semplice cambio di sound font, ma ripropone e riarrangia i brani originali aggiungendovi nuove tracce, nuovi strumenti e persino percussioni, che arricchiscono le composizioni e permettono loro di brillare anche dalle casse del televisore. C'è stato persino un lavoro di differenziazione di brani un tempo troppo simili, come la colonna sonora dei Super 4 che era praticamente identica a quella dei Capipalestra. Ora delle chitarre incessanti permettono di distinguere il brano dei Super 4 da quello riprodotto durante l'ottenimento delle medaglie, e diviene finalmente la versione incattivita di quest'ultima che dalle casse del Nintendo DS non riusciva a esprimersi in maniera così libera. Dall'altra parte però la fedeltà agli originali talvolta risulta quasi ricercata in maniera ossessiva, finendo paradossalmente a perdere l'opportunità di rievocare l'anima dei titoli originali. Sto parlando dell'elefante nella stanza, lo abbiamo sfiorato tanto durante questi mesi, ed eccoci qua, la resa dei conti con le proporzioni giocose, simil Funko Pop, di tutti gli esseri antropomorfi dell'Overworld. Capisco quale sia il processo artistico e creativo che li ha portati alla luce, non fraintendetemi. Gli originali sprite di Overworld su DS presentano effettivamente degli umani con delle teste molto grandi, che per amore di fedeltà sono state replicate con le stesse proporzioni in tre dimensioni. Purtroppo però qui a mio avviso ILCA fallisce nel tentativo di cogliere ciò che ha reso unica e identificabile l'estetica di Diamante e Perla. Si concentra sul dettaglio sbagliato e lo prende troppo alla lettera. Sì, è vero che gli avatar in Overworld hanno una testa grande, ma contestualizzati in un'opera in pixel art non vengono percepiti come uomini con il testone, ma solo come uomini in scala in una rappresentazione standard della visuale top down. A riprova di ciò, nessuno si è mai messo a discutere di come apparissero gli esseri umani in Diamante Perla su Nintendo DS, perché il loro grado di approssimazione è espressione di uno standard del genere al quale appartengono i titoli, che non sorprende né risalta all'occhio e ancora oggi rimane invariato. In Omori di Homoket tutti gli esseri umani hanno una testa che è grande praticamente quanto tutto il resto del corpo, ma per il modo in cui l'Overworld 2D è realizzato, nessuno direbbe che le teste grandi fanno parte dell'art style dell'opera di Homoket. ILCA invece prende alla lettera questo elemento nella conversione tra 2D e 3D e propone uomini estremamente sproporzionati che risultano buffi, goffi, giocosi. E se la cosa di per sé non è un problema, lo diventa quando aggiunge un elemento assente nelle opere originali e incompatibile per certi versi con la loro natura. Gli uomini in Diamante e Perla non sono dei comici bipedi col testone, eppure nei remake lo divengono, e lo fanno mentre la trama ci comincia a parlare di dei, della cosmogonia del mondo Pokémon, dell'imperfezione dell'essere umano, mentre si muovono per giunta in un ambiente in parte semirealistico, creando un mix di elementi che non riescono a trovare un collante. In Pokémon X e Y e Rubino Omega e Zaffiro Alpha si era riusciti a trovare un compromesso proponendo modelli simili ai Nendoroid, che non avevano certo proporzioni realistiche, ma non presentavano una sproporzione così accentuata da sembrare buffi e goffi, ma solo la reale, originale e credibile trasposizione del feeling grafico 2D. La cosa peraltro assicurava una minore distanza tra i modelli degli uomini visibili in Overworld e quelli poi mostrati in battaglia, che sono sempre stati proporzionati in tutto e per tutto. In Diamante Lucente e Perla Splendente invece la differenza tra i due elementi è così grande da risultare comica e raggiunge apici di disorientamento per il giocatore quando vengono effettuati zoom in durante i dialoghi di Cyrus, il capo del Team Galassia. Date un'occhiata all'originale sprite di Overworld del nichilista antagonista. È serio, è imbronciato, è minaccioso, e nessuno nel 2006 si sarebbe sognato di identificare quest'uomo come un comico, come un buffo tizio che è impossibile prendere sul serio. Oggi invece è proprio quello che succede, o che almeno è successo a me. Cyrus è strano, goffo, ha il testone grosso e dondolante, nonostante in realtà parli di temi talmente seri che ancora oggi i suoi dialoghi vengono utilizzati nei nostri video teoria più approfonditi.
I continui dettagli del suo modello di Overworld distraggono il giocatore dall'apprezzamento dei momenti più topici. E la cosa ancora più strana è che invece questa forza del personaggio torna a piene mani quando si arriva al suo modello di lotta, che invece è proporzionato e addirittura forse il più crudo di sempre, presentandoci l'efficace rappresentazione di un uomo pallido e consumato fino agli zigomi dal suo desiderio di morte e rinascita dell'universo. Non aiuta il fatto che per mantenere un parallelismo tra nuovo e vecchio si siano mantenuti i medesimi movimenti e script degli NPC nell'Overworld. Mentre il protagonista si muove ottadirezionalmente, tutti gli altri esseri umani hanno movimenti possibili solamente in quattro direzioni, il che rende ironiche certe torsioni e certi movimenti repentini. L'occhio del giocatore si abitua subito alla fluidità della corsa del proprio avatar, e gli spostamenti a croce dei nemici, perfettamente naturali in diamante e perla, oggi vengono vissuti come bizzarri, perché troppo diversi e distanti dalla propria costante esperienza esplorativa. Tale coincidenza tra i movimenti degli sprite del passato e dei modelli 3D del presente trova la sua estremizzazione nelle sequenze che vedono i guardiani dei laghi protagonisti. Senza scendere nei dettagli, i Pokémon guardiani hanno un ruolo molto importante nella storia di Sinnoh, e in alcuni frangenti, nelle opere originali, essi vengono mostrati ruotare in Overworld con il loro sprite tradizionale. La cosa funziona perché in un gioco in pixel art il giocatore si approccia al media un po' come fa con un libro, ovvero leggendo i movimenti degli sprite e aggiungendo i frame mancanti, quindi facendo anche un forte lavoro di immaginazione. In tre dimensioni però è impossibile richiedere al giocatore il medesimo approccio, e quindi vedere Mesprit, Uxie e Azelf che si muovono ruotando ma mantenendo le animazioni dei loro modelli in idle non è un tuffo nella nostalgia, è solo un momento un po' debole. Nei prossimi secondi vi mostrerò l'animazione in questione per argomentare la mia posizione. Se non volete spoiler, skippate i prossimi 10 secondi del video. Via! Ciononostante, non si può dire che certe scelte siano state prese casualmente o perché dettate dalla voglia di approssimare. Questi titoli Pokémon, come più volte ricordato, sono disseminati di citazioni alle opere del 2006, che creano legami affettuosi non solo con il passato del franchise, ma anche con la nostra infanzia, e quindi sono una coccola veramente sentita a chi c'è sempre stato, o comunque è salito sul carro di Pokémon con la quarta generazione. Tra i miei elementi preferiti in questo senso abbiamo i mugshot di inizio battaglia. Pokémon e allenatori avversari, poco prima di muoversi in 3D, come ormai fanno dal 2003, di Pokémon X e Y, per un breve momento trasleranno su schermo con pose immobili, riprendendo il feeling originale del principio delle lotte che ha caratterizzato Pokémon per la maggior parte della vita del franchise. Si tratta delle stesse identiche pose del passato, trasposte con fedeltà e cura per i dettagli, oserei dire millimetrica, che dopo pochi secondi lasciano però spazio ad animazioni e lance di Pokéball completamente ammodernati e anch'essi realizzati in maniera ineccepibile. Se i nuovi arrivati non potranno certo comprendere la profondità di quest'opera di citazionismo, lacrime virili saranno versate da tutti quanti i fan della prima ora, che vivranno brevi carezze nostalgiche durante la visione di questi modelli prima del ritorno al loro movimento. E ricorderanno che dai tempi del Nintendo DS di Diamante e Perla ormai sono passati più di 15 anni e che l'industria videoludica, oltre che la serie di Pokémon, ha ormai raggiunto degli obiettivi inimmaginabili. ILCA ha spinto molto sul fattore nostalgia per convincere i fan a salire sulla barca di Diamante Lucente e Perla Splendente, e se in questo video vi fosse venuta voglia di un bel binge watching della serie animata di Diamante e Perla, potete farlo anche all'interno dei servizi streaming che non hanno per l'Italia tale anime a catalogo, grazie a... NordVPN! Per il Black Friday, infatti, avete lo sconto sull'abbonamento al 73% più un mese gratis, con un costo di abbonamento per il singolo mese di 2,69 euro. C'è pure il numero divertente!
Io vi ricordo che NordVPN fornisce connessioni velocissime con più di 5200 server distribuiti in 60 paesi e vi ricordo che il servizio può essere anche utilizzato per acquistare chiavi di gioco in store esteri che non sono geolocalizzati in Italia. Cliccate il link in descrizione o il Pokédex di Leggende Pokémon Arceus avrà due Pokémon dentro, due. Alla faccia del Dexit, solo quali due. Sono? Arceus... È la ricerca, è il viaggio, il One Piece. Dove ero rimasto? Fuori da ogni soggettivissima discussione sul comparto artistico, tecnicamente Diamante Lucente e Perla Splendente sono solidi ed esorcizzano i tanti momenti di incertezza presenti su Pokémon Spada e Scudo. Con risoluzione in 1080p in modalità docked e 720 in modalità undocked, i titoli mantengono i 30 fps stabili sempre, anche nei momenti di lotta in doppio più frenetici, oppure ancora quando vengono presentati sfondi animati e particolarmente complessi. Su Switch OLED i titoli raggiungono il loro momento di massimo splendore estetico, perché in portabilità si riesce a smussare qualche incertezza di aliasing in più. Non mi sorprende, insomma, che nelle varie pubblicità Diamante Lucente e Perla Splendente siano stati raccontati come pensati in portabilità. Siamo arrivati alla fine. Commento conclusivo e voto. Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono remake davvero particolari, che nel morboso attaccamento al passato trovano tutti i loro pregi e anche tutti i loro difetti. Guardando indietro, alcuni elementi intatti mostrano una strada maestra in parte smarrita dalla serie. Ricordano al giocatore veterano cosa Game Freak potrebbe tornare a fare grazie all'amore restaurativo di LCA e rappresentano per l'allenatore novizio una promessa da rispettare per i capitoli successivi. Vero ipervolo di Horas. Un art style però non sempre lucido nella sua volontà di convertire l'esperienza passata. Un difficile matrimonio tra meccaniche vecchie e nuove riguardo il ritrovamento dei Pokémon selvatici e una difficoltà altalenante dovuta allo scontro tra strutture del 2006 e feature modernissime confezionano un prodotto decisamente disomogeneo, che tenta di fare qualcosa che nel campo dell'arte, credetemi, è impossibile: accontentare tutti. Diamante Lucente e Perla Splendente, a differenza di tutti quanti gli altri remake della serie, non rappresentano né il passato né il presente di Pokémon, ma qualcosa a cavallo fra i due, con spunti interessanti per il futuro e altri elementi che invece forse sarebbero dovuti rimanere nei ricordi degli allenatori più attempati. Due titoli che viaggiano continuamente fra lo spazio e il tempo, insomma, come i leggendari che danno vita alle loro storie. Voto 7.6, che è anche il voto che abbiamo inserito su Metacritic e che concorrerà con la media mondiale. Signori, abbiamo concluso e con la fine di questa registrazione lascio una parte di me crollare a terra in cerca di riposo. È stato un mese difficile che si è aperto con la recensione di Shin Megami Tensei 5, che è proseguito con tantissime altre attività in anteprima e non, video, fiere, torneo dei sette fiori e uff. È il momento di tirare un sospiro di sollievo che verrà celebrato oggi in diretta. Infatti già da un'ora saremo partiti con la nostra maratona di Diamante Lucente e Perla Splendente, doppio gameplay mio e di Chiara, nel quale ci concentreremo su attività di community e lettura della lore. E pertanto Chiara giocherà Perla in inglese, così potremo confrontare le traduzioni e magari farci un'idea più chiara di alcuni dialoghi diversi da Diamante e Perla originali. Ci sono, c'è anche una boss fight segreta molto strana che non so se raggiungeremo, ma se lo dovessimo fare, poggers. La stagione Chiara è tutto e ci vediamo in live, che è già iniziata da ora. Ciao.